serie di incontri pomeridiana, nel caso di Torino è successo ieri, in cui l'argomento sono i 30 anni dalle stragi di mafia del 1992-93, in compagnia dei più grandi, dei più importanti testimoni, protagonisti della stagione, dell'importante stagione antimafia che ha caratterizzato la storia d'Italia negli ultimi 30-35 anni. E una delle persone che accompagneranno sempre, sarà l'ospite fisso di questo convegno e poi del concerto la sera insieme a noi, è Margherita Asta. Margherita Asta, che è qui stasera in prima fila. E, questo funziona anche. Margherita, io ti passo questo. Un applauso a Margherita. Vorrei brevemente introdurti, Margherita. Nel 1985 io vivevo ancora a Palermo quando è successa, quando è avvenuta la cosiddetta strage di Pizzolungo. Per coloro i quali non lo sanno, si è trattato di un attentato al giudice Carlo Palermo, che a quel tempo lavorava in Sicilia da Trento, da dove lui era venuto, ha iniziato a fare delle indagini, e la procura, credo di Trapani fosse lui, è stato organizzato un attentato nei suoi confronti da parte di Cosa Nostra siciliana, naturalmente, e Ventura volle che il giudice Carlo Palermo rimase e sopravvisse a questo attentato, ma al posto suo morirono tre persone, e queste tre persone che si trovavano in un'automobile che in quel momento veniva sorpassata, credo, dall'automobile del giudice Carlo Palermo, quell'automobile viaggiavano la mamma di Margherita e i due fratellini di Margherita, che si chiamavano Giuseppe e Salvatore, esatto. E Margherita era piccolissima, era una bambina piccolina a quel tempo, nel 1985, io ricordo benissimo questo episodio perché fece scalpore. E quindi io ho conosciuto Margherita e il marito Enrico già da un bel po' di tempo, e poi ho letto il libro di Margherita, Con te in un futuro aprile, molto bello e molto toccante, particolare, che vi consiglio di leggere, e ho scritto, dopo aver letto il libro, ho scritto questa canzone di Getto, che si intitola appunto Pizzolungo, dedicata a Margherita, piuttosto dedicata a lei. E quindi nell'organizzare questi concerti ho pensato che sarebbe stato bello averla con noi per tutto il tempo e farci forse brevemente raccontare, aprire una piccola finestra all'interno del concerto, perché per chiederle in sostanza che cosa anima una persona che viene colpita nel profondo, nella propria intimità, nella propria vita, in modo così atroce, così spettacolare, nel senso terribile del termine, che cosa anima poi una persona quando cresce a posizionarsi in questo modo, come hai fatto tu, a decidere di intraprendere, perché tanta gente avrebbe preferito forse ritirarsi nel privato, dimenticare, no? Cedere all'oblio e far mettere da parte tutte queste vicende oscure. Il tuo caso è stato contrario, l'impegno, cercare di capire questa relazione, diciamo così, incredibile, che diciamo alla fine è stato necessario imbastire con il giudice Carlo Palermo, che in fondo era l'obiettivo dei mafiosi in quel caso. E che cosa spinge una persona poi a impegnarsi in prima persona, come fai tu, andare nelle scuole, scrivere, raccontare, raccontarsi? Prego, Margherita. Beh, io intanto ti ringrazio, mi alzo così magari non so come muovermi, quindi e non invidio voi. Quindi io vi ringrazio te innanzitutto, e mi imbarazza, sono molto imbarazzata, perché comunque per me, io di solito racconto la storia di mia madre e dei miei fratelli, e lo faccio per senso del dovere nei loro confronti, perché rischiavano di essere dimenticati, proprio perché quella mattina a morire non fu il giudice Carlo Palermo, di cui forse nemmeno alcuni di voi ne conoscono il nome, ma furono appunto la mia mamma e i miei fratelli. Quindi intanto per senso del dovere nei suoi confronti, nei loro confronti, e poi sicuramente perché per accendere, lasciare acceso
i riflettori su questa storia che, dicevo prima, sarebbe dimenticata, di cui la verità comunque rischia di non emergere per intero, e quindi ancora dopo 37 anni dalla strage non conosciamo la verità, ma soprattutto perché secondo me è importante conoscere le varie storie delle vittime innocenti delle mafie, che poi rappresentano la storia unica del nostro paese, e dimenticarle sarebbe fare un torto a loro, ma sarebbe secondo me fare un torto anche a noi stessi, no? Che dobbiamo essere testimoni del nostro tempo, e per essere testimoni del nostro tempo dobbiamo conoscere queste storie. E quest'anno sono 30 anni, ha detto, delle stragi, e io poco fa ho detto dobbiamo essere tutti testimoni del nostro tempo. E sono 30 anni anche dalla morte di Rita Atria. Chi era Rita Atria? Rita Atria era una testimone di giustizia, una ragazzina di Trapani, della provincia di Trapani, di Partanna, che decide di, perché lei decide, figlia di un boss, decide di vendicare la morte del padre e del fratello, non con altro sangue, ma collaborando, raccontando, non collaborando perché non era una collaboratrice di giustizia, ma raccontando quello che sa, e fa arrestare uomini politici, imprenditori e mafiosi di Partanna. E allora l'importanza, Rita diceva, forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Allora ciascuno di noi, no, da cittadino responsabile, deve provare a cambiare. Quindi cosa mi ha spinto? Tu dici cosa mi spinge? Beh, sicuramente, cosa mi ha portato a non chiudermi nel dolore? Io non te lo so dire, questo poco fa tu hai detto, no? Crediamo nel se c'è, non c'è, la provvidenza la definisco io. Io non so perché non sono rimasta ingabbiata nell'ergastolo, alcuni lo definiscono l'ergastolo del dolore, io non lo so perché. Io so di certo che sicuramente aver trovato, anche attraverso la testimonianza, il mio impegno con Libera, io faccio parte di Libera, sono una referente del settore memoria per un'area dell'Italia, e sicuramente fare testimonianza, raccontare il vissuto ogni volta e come riviverlo, mi è servito a trovare un senso al dolore che ho provato il 2 aprile dell'85 e che continuo ancora oggi a provare, perché non è cambiato nulla. Però il trovare il senso mi permette anche oggi, non con tanta lucidità, vi nascondo, perché stasera non sono per niente lucida perché sono imbarazzatissima, però provo a fare testimonianza, perché secondo me è il miglior modo per onorare loro, ma anche per essere oggi qua a raccontare. E grazie ancora. E ci riesci benissimo. Grazie. Margherita.